Il report 2018-2019 di Marche Multiservizi evidenzia la mancata o corretta differenziazione dei rifiuti in zona mare in centro storico a Pesaro. Partendo da una serie di criticità monitorate dall'azienda pubblica, il piano di quest'anno della municipalizzata prevede un progetto per la trasformazione del sistema porta a porta integrale a partire dalla zona mare. Secondo Multiservizi, le criticità riscontrate hanno interessato la quantità di rifiuto prodotto dalle attività di ristorazione, la gestione di rifiuti ingombranti, il loro recupero e una raccolta non corretta soprattutto nel quartiere Centro Mare. Il monitoraggio ha evidenziato nel quartiere interessato 665 utenze non domestiche che smaltiscono rifiuti prodotti dalle attività di pubblico esercizio ad incidere maggiormente sul sistema della raccolta. Il neopresidente delle Noci prevede la necessità di implementare il monitoraggio con i relativi controlli e avviare per la prossima stagione estiva campagne di sensibilizzazione e informazione dedicata ai gestori delle attività stagionali. Il progetto prevede l'installazione di ecoisole da posizionare in alcune zone, oltre a soluzioni con schermatura per cassonetti al fine di ridurre l'impatto visivo. Verranno introdotte 2 isole ecologiche per le utenze domestiche, invece 10 schermature per i cassonetti dell'indifferenziata accessibili attraverso l'utilizzo di apposito pass. Non mi piacciono molto né i rifiuti per strada lasciati in queste ore impensate, non mi piacciono molto manco i cassonetti come sono, diciamo, la disposizione da un punto di vista esteriore di decoro della città, ma credo che come raccolta funzioni, nel senso di percentuali siamo abbastanza in alto. Mi piacerebbe che fosse più decorosa all'interno della città. Secondo voi funziona qui a Pesaro? Io sono di Milano e funziona, sì, la facciamo da tantissimi anni. Sì, sì, sì. Ho visto che... Sì, io ho sempre fatta da 40 anni che faccio, l'ho sempre fatta, quindi, però vedo che vicino a casa mia è impegnativo, insomma, c'è. Cioè è impegnativo perché devi avere tutto, devi avere più cose, però noi la facciamo da tantissimi anni, ormai siamo abituati. Andiamo con la testa, qui ci vuole il vetro, qui questo, quello, cioè no. Tutto procede bene, almeno dalle nostre, ma forse in centro non lo so, talvolta si vede un po' di deposito selvaggio più che negli altri quartieri, però in complesso va abbastanza bene, credo. Per i residenti del centro storico e zone periferiche, il piano della multi-utility pone l'ipotesi di integrare la raccolta di rifiuti urbani con la modifica degli orari dalle 23 alle 5 o dalle 9 alle 13, secondo il tipo di rifiuti. L'azienda prevede la consegna alle famiglie di un vero e proprio kit di contenitori chiusi sia per il generico che per l'indifferenziata, dotati di codice identificativo del rifiuto raccolto.